Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo e oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli. Beh, insomma, il rapporto tra un figlio e un genitore è sempre qualcosa di delicato ed è profondamente, no, cambiato nel corso del tempo. Fino a qualche decennio fa, infatti, si adottava un metodo più normativo, no? Ovvero i figli dovevano ubbidire ai genitori ed essere anche quasi sottomessi. Oggi invece si preferisce un metodo più affettivo nei confronti della prole. I genitori cercano di essere più attenti agli aspetti emotivi, no? E cercano di dare delle regole, no? Senza imporle, ma facendole accettare attraverso il dialogo. Ovviamente però questo è un rischio, eh. Se da una parte il rapporto diventa paritario, dall'altra c'è appunto il rischio che il genitore diventi un amico più che una guida. Un altro problema è quello di identificarsi troppo con i figli. Spesso i genitori infatti immaginano per insomma, per i figli un futuro diverso e si pongono determinati obiettivi che magari loro stessi in passato, no, si erano posti e poi non hanno mai raggiunto. Accade spesso in ambito scolastico e lavorativo. C'è poi la questione delle decisioni. Se in passato i figli avevano poca libertà di scelta, al giorno d'oggi si ritiene giusto che abbiano la possibilità di realizzare i propri sogni e di seguire le proprie inclinazioni. Ma succede che a volte i bambini vengono caricati di troppe responsabilità, portandoli a prendere delle decisioni che sarebbero più di competenza dei genitori. Una famiglia però purtroppo può rompersi. Ogni anno infatti sono tantissime le coppie che si lasciano. E i figli? Tendenzialmente rifiutano questo cambiamento e soffrono molto. Secondo alcuni studi, i bambini hanno un comportamento diverso in base all'età. Quando sono molto piccoli, quindi per farvi capire tra lo 0 e i 2 anni, non possono parlare, ma assorbono comunque tutto quello che li circonda. Non appena crescono di qualche anno e capiscono invece la situazione, tendono a imitare il genitore meno presente. Infine, in età adolescenziale sono pieni di rabbia e hanno sentimenti contrastanti. E beh, queste sono solo alcune delle difficoltà, no, che ci possono essere all'interno di una famiglia. Il problema è che nessuno, no, ha mai insegnato a un padre, a una madre, come deve rapportarsi con i figli, no? E si basano su un modello che hanno a loro volta imparato, no? Dai propri genitori. E voi che cosa ne pensate a proposito di questo tema? Beh, come sempre il nostro inviato, anche questa volta, è andato al mercato, ha intervistato un po' di gente e vediamo un po' cosa gli hanno risposto. Secondo lei, com'è cambiato il rapporto tra genitori e figli nel corso degli ultimi decenni? Molto difficile. Molto difficile, bisogna capirli pure, però secondo me sembra dare un punto di fermo, altrimenti è una cosa che ormai sono difficili da gestire. È cambiato in peggio, nel senso che sono i figli che comandano, non più i padri, i genitori. Ah, non lo so perché i miei figli sono stati sempre allo stesso modo, non hanno cambiato niente. Io che sono genitore di un ragazzo di 18 anni e una bambina, mia nipote, di piccola, è cambiato un bel po' perché i ragazzi oggi, a parte i telefonini, poi con questa pandemia e questa guerra alle porte, non so che futuro possono avere questi ragazzi oggi come oggi? Ha preso la persona sbagliata, non ho figli. Ah, vabbè, a livello Ho generale. tanti nipoti, ma è cambiato tantissimo rispetto alla mia generazione. C'è molta più libertà e non c'è più rispetto come c'era una volta per la figura genitoriale. Almeno quello che vedo io. Non è più quel rapporto genitori-figli che dovrebbe essere. Ma non lo so neanche io, per me è cambiato poco e niente. Tra me e i figli andiamo bene, andiamo d'accordo, siamo a posto. Un genitore deve essere più una guida o un amico per il proprio figlio?
Tutte e due deve essere sia guida che amico. Ma una guida è importante e un amico anche. Ma io con mio figlio sono amico, sono padre, sono tutto per mio figlio. Una guida. Poi dopo, se c'è anche un rapporto di confidenza, tanto però... Una guida. Quali sono le regole fondamentali per diventare un bravo genitore? Ma non lo so, quello non lo so, perché i miei figli non mi hanno dato mai problemi. E allora non so come sono i ragazzi di adesso. Un bravo genitore, per essere... è molto difficile essere genitore. Però penso che bisogna starci molto molto dietro ai figli, parlarli più che altro, e cercare di essere, come dicevamo prima, amico, padre e via dicendo. Domanda d'accento e lode, non è tanto... Non c'è una regola, secondo me, perché non c'è nessuno nasce genitore, ci si diventa. Perciò penso che se hai delle buone radici riesci a trasmettere, però lì è tutta un'incognita. Il comando. Il comando dei genitori. Okay. Le classiche, secondo me, le tradizionali di quando siamo, diciamo, eravamo piccoli noi, perché più ne dai, ci degeneriamo, diciamo così. Per essere un bravo genitore bisogna sapere anche ascoltare le esigenze dei figli, quindi è un compromesso. Spesso capita che i genitori abbiano delle aspettative troppo alte per i loro figli, per esempio in ambito scolastico oppure lavorativo. Trova giusta questa cosa? Io mi trovo adesso in questo momento, proprio in questo momento che ne parliamo, mio figlio ha dovuto sospendere la scuola per andare a lavorare. Però io, arrivato a un certo punto, ho lasciato la scelta a lui, giusto per lavorare, e adesso con il tempo magari prendere un diploma serale, quello che voglio io. No, devono essere lasciati liberi di fare le proprie scelte, anche sbagliando, secondo me, perché quando c'è troppa aspettativa i figli si sentono, almeno a mio parere, costretti. Bisogna anche lasciarli decidere un po' i figli, bisogna conseguirli, lasciar decidere a loro, anche consigliarli, diciamo. No, questo neanche, bisogna vedere le capacità del ragazzo, non forzarli, altrimenti è peggio, secondo me. Sì. Di essere anche un po' severo, alcune cose, perché non bisogna darle tutte vinte. Quali possono essere le conseguenze per un bambino in seguito alla separazione tra i genitori? Me ne parliamo. Perché siamo separati tutti e due. Siamo separati. Siamo proprio... Drastiche, drastiche. Poi dipende sempre dal tipo di ragazzo. Di ragazzo, sì. Chi accetta, chi non accetta. Traumatica. Traumatica nel vero senso della parola, perché comunque i bambini hanno bisogno di tranquillità, di avere genitori che comunque siano in simbiosi tra loro, se manca ne risentono molto. Quella lì è una cosa che non va per i figli. Un genitore, quando si va all'altare a sposarsi, deve sapere che poi deve avere una famiglia e deve andare avanti. Io sono 55 anni che sono sposata. Io sono genitore e sono anche... mia moglie si è separata e è cominciata un'altra vita. Però siamo una famiglia tranquilla, una famiglia normale, come tante altre. Beh, per forza che un bambino non la vive bene. Però secondo me devono essere coinvolti, non devono essere tenuti all'oscuro, devono essere coinvolti nella cosa per fargliela accettare meglio. Quella non lo so, perché io non ho avuto queste esperienze. Non...
Allora, come sempre, vediamo di fare un po' una sintesi di tutto quello che insomma ci hanno risposto le persone al mercato. Beh, innanzitutto, per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli, beh, dicono sì che è cambiato nel tempo, alcuni dicono di sì, altri un po' meno. Poi, alla domanda, beh, un genitore deve essere più un amico, una guida? Ecco, lì rispondono che innanzitutto deve essere una guida, poi certamente è bello che ci sia anche un rapporto di confidenza, no? Con il proprio figlio o la propria figlia. Per quanto riguarda le aspettative, sì, spesso è vero, gli genitori hanno delle grandi aspettative per i loro figli e poi spesso vengono disattese. Anche qui ci dicono i nostri amici al mercato che insomma bisogna anche lasciare i figli il proprio spazio, le proprie libertà, lasciarli scegliere, no? E poi dopo saranno loro a prendersi le loro responsabilità. Essere però sempre una guida in questo è molto importante. E poi per quanto riguarda le conseguenze che ci possono essere in seguito a una separazione tra i genitori, beh, ovviamente ci può essere ovviamente tristezza, alcuni bambini possono anche essere traumatizzati da questo, quindi insomma bisogna sempre stare molto attenti e non è facile gestire questo tipo di situazioni. Bene, prima di concludere la consueta frase che questa volta, pensate, è stata pronunciata da un grandissimo, da Piero Angela, che ovviamente tutti conosciamo. Per un genitore è importante capire che suo figlio, più ancora che un ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo. Bene, grazie per averci seguito, come sempre, e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!